Si è conclusa una vicenda spinosa per Area 24, ma si è conclusa in maniera positiva e oggi si può dire che sta per iniziare un nuovo corso di questa società. Inizia una nuova fase della società attraverso, diciamo, la conclusione di tutte quelle che erano state le drammatiche vertenze che abbiamo dovuto affrontare, in particolare quest'ultima che era la vicenda Millennium, che da un lato, diciamo, la positiva conclusione consente di sanare una ferita drammatica del territorio ormai aperta da moltissimi anni nel cuore di Arma, attraverso il completamento di un'infrastruttura bellissima, di un'infrastruttura che garantirà un sistema di parcheggi efficiente nel centro della città e il completamento definitivo della pista che, come sappiamo, ha una cesura di 400 metri in quel punto. Oltre a ciò, però, fondamentale per la società dal punto di vista economico-finanziario, si elimina quel rischio che aveva nella pancia di 6 milioni e 400 mila euro, che attraverso questo piano di salvataggio che ha, assorbito gli ultimi 3 anni di fatica del Consiglio di amministrazione, sostanzialmente elimina il rischio di 6 milioni e 400 mila euro e pone le condizioni per un equilibrio addirittura dell'operazione, nella nostra aspettativa anche magari di riportare un piccolo utile con l'operazione immobiliare, andando incontro naturalmente in maniera importante, questo ci tenevamo fin dall'inizio, a tutti coloro che sono rimasti negativamente coinvolti da questa vicenda, in particolare i promissari acquirenti che avevano versato delle caparre e che hanno perso ogni diritto. Noi abbiamo fatto con loro un accordo per poter garantire loro la riconsegna dei box che volevano ad un prezzo calmierato e quindi anche un'operazione oltre che economicamente positiva, anche socialmente positiva. Adesso l'obiettivo di Area 24, si è parlato di spostarsi e di provare a prolungare la pista verso la Francia. Eliminati i grandi rischi e le emergenze che la società viveva, penso a una Quick No Problem Parking, a tutti i contenziosi con le imprese, penso alla vicenda Millennium, oggi noi ci possiamo concentrare su due elementi fondamentali. Da un lato la prosecuzione fondamentale del risanamento dei conti, perché naturalmente la pista, la società ha ereditato un quadro debitorio importante che va naturalmente riassorbito attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare. E dall'altro la prosecuzione della realizzazione dell'infrastruttura, il miglioramento anche dell'infrastruttura già realizzata attraverso gli investimenti continui, in particolare la prosecuzione della pista verso Sanremo, la realizzazione del parcheggio nella ex stazione di Sanremo e la prosecuzione attraverso l'incompiuta in prima battuta, ma poi una volta che si libererà il sedime ferroviario, anche verso Andorra della pista ciclopedonale. Evidentemente questi investimenti richiederanno delle soluzioni finanziarie che poi saranno verificate opportunamente nei prossimi mesi, ma noi come Consiglio di amministrazione abbiamo segnato l'indirizzo strategico, adesso bisogna proseguire efficacemente creando le condizioni per mettere in equilibrio anche la gestione corrente della società. Ci saranno nuove attività anche sulla pista, realizzeremo una decina di chioschi nuovi su tutto il percorso, ci sarà un nuovo punto ristoro, stiamo lavorando a un secondo nuovo punto ristoro nella zona di Sanremo, quindi c'è tutta una fase importante di sviluppo anche degli investimenti e di riqualificazione di tutta l'infrastruttura.